Parco dei servizi, questa sera decidiamo una strada, ripeto. Che potrebbe anche, certo, allora io ti sto dicendo che nella delibera che non ci siamo inventati noi, che noi perseguiamo politicamente, ma che prevede quello che prevede la Regione del Veneto, quello che prevede poi queste cose qua, che è di andare a consorziamento di servizi per risparmiare. Siamo d'accordo, siamo, ma non siamo in grado di dirti come lo faremo. Continua a dirti un'altra volta. Ma non è neanche in grado la Regione del Veneto di dirci quanto risparmierà, perché la Regione del Veneto fa delle delibere di indirizzo e ci dice adottatele, perché in questa maniera andrete avanti. Se uno con la propria famiglia fa delle politiche di risparmio, sì, sai in che modo e soprattutto verso dove vorrebbe arrivare. Quanto c'è stabilità, ti ricordo, il patto di stabilità. Allora, siccome voi sapevate tutto, avete sforato due volte il patto di stabilità e avevate in mano tutto, eravate chiari. Allora, io ti sto dicendo, non lo so in questo momento, perché non lo so, perché non l'abbiamo affrontato, che non potevamo affrontarlo e non dovevamo affrontarlo, perché se avessimo dovuto affrontarlo, l'avremmo affrontato. Questa è una delibera di indirizzo in cui dice, ci mettiamo d'accordo con Solgan, vi va bene, sì o no? Dopodiché su queste questioni andremo perseguendo anche all'interno del bilancio un risparmio. Qui non so cosa dirti di più, non ho altre soluzioni. L'ottica sarà quella di risparmiare, l'ottica questa dal punto di vista nostro, dal punto di vista politico ci interessa, perché vogliamo andare a fare un grande comune della bassa, con Solgan, magari con gli altri. Adesso interessi di quello per risparmiare. Vabbè, insomma, dopo gli altri che vuoi fare il piccolo comune della bassa, appunto che ti dica. È una scelta, non ti sto neanche dicendo, forza è il mio problema. È una scelta politica. Va bene, mettete se contrario. Ti aspetti, va bene. Tutti continuiamo a girare intorno, mi pare che il tema sia chiaro, ci chiedete cose che non solo non vi possiamo dire, ma non vi dobbiamo dire. Perché se vi piace liberare un'altra cosa. Ma se viene la ritirata, la vicenda comune, e parliamo del sociale, parliamo del trasporto, parliamo di altre cose. Va bene, il tema è chiaro, il tema è chiaro. Se ci chiediamo se questo comporterà da parte del comune di Novara, no, aspettano un cittadino, no? Sì, aspetta, non posso saperlo a priori se non so neanche quelli che sono in parte del segretario, dichiarazione di voto, prego. Favorevole. Ecco, astenuti. Mi permettete di sospendere, no, perché avevamo litigato, perché ci sono delle esigenze tecniche, ci fanno fumare, vedere la neve, fatto. Guarda se è forte, ma come vuoi. Thank you.
sono Castro. Anche Cazzo. Allora, da questo punto di vista, sia Nogara che Cazzo, per mille motivi, non sono riusciti, o non riesco entro l'anno, a ristrutturare le loro casse di posto per adeguarle in un nuovo sistema. D'altra parte, diciamo, sono sanitario provato da lungo tempo, prevedeva l'insegnamento all'interno della struttura dello Stellini di un centro per non autosufficienti, che è stato approvato dal Movimento dei Sindaci, ancora due sindaci fa, non sono ancora bene preciso, il trasferimento dei non autosufficienti all'interno dello stesso Stellini. Tra l'altro con un minimo di aumento dei posti di letto, che mi pare che oggi gli accrediti che ci sono sul gatto vanno su 70 unità circa complessivamente, mentre poi il trasferimento prevedeva di poter portare 90 in un modo sufficiente all'interno del centro stesso. Questa questione è stata a lungo dibattuta, noi ce l'avamo incontrati non solo con la casa di riposo di Nogara, ma anche con l'amministrazione di Gaza, perché è presente che la situazione è leggermente diversa dal punto di vista strutturale, in quanto Nogara ha una casa di riposo di fatto autosufficiente, Gaza ha una gestione delegata del fatto gestita dal comune, su gestione tecnica delegata, quindi la forma giuridica è leggermente diversa, cui mentre Gaza agisce da sola, noi diciamo due, quindi da questo punto di vista gli interventi a Nogara vengono ampliati. Rispetto a una serie anche di legittime perplessità che avevano rivolto sia la casa di Nogara che la casa di Gaza rispetto a questo tipo di operazione, cioè del trasferimento di non autosufficienti all'ospedale, e nel contempo sul fatto di bloccare le procedure per quanto riguarda l'annullamento dell'accredito alle due case di riposo da parte della regione stessa in caso di non adeguamento del 31 dicembre 2012, ci sono stati a partire dall'inizio dell'anno, anche con l'insediamento dell'amministrazione di Gatto, una serie di incontri che hanno portato poi a due incontri successivi, anzi a tre incontri. Uno in regione con l'assessore Sernaggiotto e due in loco, sempre con l'assessore Sernaggiotto e il suo staff che si sono svolti a Nogara, se non mi ricordo, un ottobre, l'altro mese di fa, se non ricordo di preciso il primo incontro quando c'è stato, in cui era stato chiesto allo stesso assessore garanzie per quanto riguarda poi la possibilità di mantenere anche in caso di trasferimento di non autosufficienti all'ospedale il mantenimento delle strutture di base. Da questo punto di vista l'assessore ha dato assicurazioni informali ipotizzando il fatto di poter mettere a disposizione delle case che riposano, chiamiamole originali, quindi ne sono con realizzazioni attuali, un aumento di servizi. Si citava esplicitamente il caso del potenziamento dell'Alzheimer, si citava poi il caso di una residenzialità media, quindi di andare poi a avere una specie di alberghi per anziani, quindi qualificando per certi versi il caso di riposo, poi il trasferimento di non autosufficienti in struttura ospedaliera o ex ospedaliera, e nel contempo riconfermando i finanziamenti poi per la ristrutturazione parziale dell'ospedale stesso. In base a questo, il 25 ottobre 2012, l'assessore Sernaggiotto ha mandato una nota alle due amministrazioni di Gaza nel 2021, una nota in cui si invitava a presentare entro il 31 dicembre una progettualità complessiva finalizzata alla valutazione di soluzione per l'adeguamento strutturale dei centri di servizio attualmente esistenti nel territorio. In sostanza ci chiedeva una volontà politica, che non significa automaticamente il trasferimento degli anziani, che chiaramente la via indicata è quella, ma che indicava un percorso da intraprendere per il trasferimento di un numero sufficiente all'interno dei Stellini, ripeto,
stasera, come nel punto precedente, cambiato comune, se poi in parte quel voto sopra, si tratta di una delibera di indirizzo. Questa delibera, anche se in formule diverse, è stata già approvata adattando chiaramente alle esigenze dei singoli enti del comune di Gazzo e dall'amministrazione della casa di riposo di Nogara. Credo che in cartellina ci fossero le singole delibere delle due strutture che hanno già approvato questa cosa. Noi arriviamo questa sera dando anche noi la nostra, dando quindi la nostra adesione a questo percorso che dovrebbe portare al trasferimento di non solo sufficiente all'interno della struttura dello stellino. All'interno di questo lo do solo per mera notizia di cronaca, in quanto non sono attonibile a questa operazione, è stato definitivamente approvato l'appalto, è in corso l'appalto per la prima ristrutturazione della sismica dello Stellini per 500.000 euro, a cui seguirà, appena finita la sismica, il secondo appalto del 1 milione di euro per il trasferimento da parte delle varie strutture regionali della media psichiatria. Quindi non è una sostituzione della bassa psichiatria che esiste oggi, ma è un nuovo reparto di 18 posti dentro che si affiancherà alla quale struttura è stata individuata da questo punto di vista sia il primario che la cooperativa che dovrebbe gestire i servizi direttamente a parte del bus. Su questo non centriamo relativamente, seguiamo il percorso con attenzione. La seconda questione su cui stiamo lavorando invece in maniera attiva, coinvolgendo una serie di soggetti, la felicità, come il Sorgano, Gara e Gazzo, l'URSS e varie strutture, vari personaggi, stiamo andando non velocissimi come sempre, però in parallelo a quello che sta succedendo, di cui anche questa sera è uno dei percorsi, per la costituzione di una fondazione, dovremmo avere un incontro abbastanza, stato distribuito, c'era anche il cartellino di ipotesi già di statuto di fondazione che prevede sostanzialmente due passaggi, il primo che è quello della costituzione di un organo politico di indirizzo all'interno della fondazione stessa, poi un organismo tecnico all'interno della struttura stessa. Quindi siamo già in fase di stesura di questo coso. Dopo l'approvazione di questa sera andremo poi a una stesura, non dico definitiva, ma praticamente definitiva, dello statuto della fondazione stessa. Avrete già visto anche le trasferimenti base dal punto di vista di un'operazione che sta già dando alcuni gruppi, che ha bisogno di essere calibrata, che ha presentato anche alcuni problemi, anche questo è un dissenso di iniziativa nostra, ma del LUS è un'iniziativa che comunque appoggiamo a chi ci deve compartecipi per lo meno dal punto di vista operativo. A parte che l'intervento che farò poggia solo su queste due pagine che c'erano in cartellina, cioè che c'erano nei file allegato, comunque perché mancava sia la bozza, probabilmente l'avevate solo una cartellina cartacea, per quello che ci è stato inviato non c'era né la bozza della fondazione né anche le delibere di Gabri. Non erano strettamente necessarie da delibere, l'intervento poggia solo su questo. Erano comunque disponibili sicuramente. Il mio intervento fa fede solo su questo, perché solo su questo alla fine ho visto. Quello che volevo un attimo chiedere, nella pagina proprio iniziale, quella che finisce con delibera, per capirsi, il Comune di Gazzo Veronese, c'è scritto che con la medesima deliberazione il Comune di Gazzo Veronese si impegna a valutare con la necessaria attenzione il progetto regionale per la riconversione dell'ex ospedale Stellini di Nogara, oggi denominato Centro Sanitario Polifunzionale, e chiede alla Regione Veneto e all'URSS 21 un progetto di sviluppo per la struttura di corretto di Gazzo Veronese, il progetto che dovrà essere attivato assieme alla riconversione dell'ex ospedale. Ha fatto un attimo
accolto un attimo questa frase in modo particolare, nel senso che quando ancora nel 2009, se non ricordo male, la presenza dell'allora assessore Sandri in questa sala consigliare con l'allora sindaco Olivieri, era stato fatto un incontro pomeridiano, mi ricordo, nel quale si è andato un attimo a delineare, facendo leva sulla proposta, sulla delibera, insomma, famoso del 2008, quella che sarebbe stata un attimo la sorte definitiva per la struttura comunque di locale. E mi ricordo, eravamo seduti proprio negli stessi banchi dove siamo adesso, che gli allora amministratori da poco di Gallo Veronese, se non mi tradisce la memoria, l'allora sindaco Becchini e l'assessore Manara al sociale, portarono avanti parecchie perplessità per quelle che sarebbero state le sorti della struttura comunque presente in località Corrieto, che fatalità neanche menzionata questa sera. Quando dopo arrivavamo ad amministrare noi, quindi nel 2010, che si sostenne da parte vostra i famosi incontri camponali e quant'altro, era semplicemente nella direzione di arrivare un attimino con l'amministrazione di Gallo Veronese a capire se c'erano le basi per fatto capire a loro che la soluzione comunque definitiva di continuare a difendere il proprio orticello avrebbe portato probabilmente a una situazione magari di chiusura o comunque di indebitamento per la loro struttura, che avrebbe reso effettivamente un risultato. Siccome allora, dopo l'amministrazione nostra è caduta, non si arrivò alla fine a far decidere a Gallo qualcosa di diverso in merito, il secondo passaggio era stato appunto quello lì, dopo quello ancora durante l'amministrazione Olivieri. Questa sera vediamo, ripeto, non l'ho letta tutta perché non avevo comunque sotto mano quella di Gallo Veronese, quella che è andata in consiglio comunale qualche settimana fa. Quello che vorrei un attimo capire, visto che presumo abbiate parlato con gli amministratori di Gallo della questione, quando c'è scritto che loro praticamente stanno un attimino alla finestra a vedere quello che succederà nell'ottica della riconversione globale della struttura di Nogara, però ovviamente con un occhio di particolare interesse, parlo anche campanilisticamente parlando, per la struttura loro di Corrieto. Nel momento in cui, date le ristrettezze economiche, la regione Veneto, erano discorsi che si faceva già allora, e per questo che voglio sentire se sono ancora attuali o no, dovesse destinare e butto lì una cifra solo per comodità di 10 milioni d'euro, cifra che non fa leva su niente, sì, l'ho avuto a 10 per comodità, e si dovesse dire che per le eventuali modifiche del caso, comunque adeguamenti e quant'altro, di Gallo Veronese costerebbe 3 e quindi 7 potrebbe essere investito su Nogara, mentre magari per investire su Nogara e fare un progetto compiuto al 100% sarebbe meglio di rotarli tutti e 10 facendo adeguate gare. Nel momento in cui, al di là che noi questa sera potremmo approvare ad unanimità questo tipo di indirizzo, perché alla fine è un atto di indirizzo, se Gallo Veronese facesse successivamente un passo indietro, alla luce magari di rassicurazioni sì informali che ci sono adesso, ma non con fondamento magari da qua in avanti, per quanto riguarda la riuscita, che siccome erano gli stessi ragionamenti che si facevano allora, e siccome mi ricordo... Come in più passaggio, Simone, no? Il problema è che sia scaduto il termine concesso dalla legge per ristrutturare entro il 2012, rafforza l'ipotesi dello spostamento, che vuol dire che non ci sono spazi per sistemare le case private, né l'una. No, le case locali, né l'una né l'altra. Questa è la mia opinione, oggi. Ma siccome quello che... Adesso poi un altro passaggio, no, perché io dovevo arrivare, cioè nel senso che era il ragionamento che facevate anche voi, e il ragionamento che contrapponeva Gallo, l'abbiamo visto anche noi in una prima fase, non era cambiato moltissimo. Non erano incontri carbonari per eventuali calate politiche? No, 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 ma è un po' diverso, allora. No, leggermente diverso. Il problema non era cambiato. Oggi devo dire che Gallo sta andando con una clausola di salvaguardia, che io farei proprio anche per la casa di Gallo, tanto per essere molto chiaro, che non per me essa solo un cavamento, cioè nel senso che se noi andiamo poi a risolvere il problema di spostare di là senza poi avere, è chiaro, spostamento ospedaliera, altri sensi, ha un senso più complessivo per la cosa del genere, ma noi non possiamo mettere oggi in difficoltà comunque le strutture originali, dobbiamo comunque avere delle ipotesi di
potenza, anzi di potenziamento di queste strutture. Ci sono varie ipotesi, perché l'ipotesi più corta, l'ipotesi corrente che c'era nel momento in cui non si affacciava l'altra ipotesi di accorpamento delle URSS era quella comunque di collocare nella struttura di Nogara il distretto, era quella che stava andando più velocemente, quindi il distretto e quindi di andare a una soluzione di un certo tipo. Oggi è difficile fare soluzioni di distretti o meno nel momento in cui stanno probabilmente saltando tutto l'assetto delle URSS complessive, vedremo cosa succede. Non siamo in grado oggi di definire queste cose. Siamo però oggi in grado di definire sia per Carso che per Nogara, io prendo delle ipotesi di lavoro concrete, in cui ripeto prima, l'Alzheimer è un'esigenza reale, il disagio di ritorno e quindi il disagio giovanile di ritorno, parlo di avvocati e altre cose o meno. Il problema del recupero oggi di una residenzialità temporanea, l'albergo per anziani, tanto per capirsi, sono ipotesi che non solo sono in tappeto, ma sono sul piano sociosanitario regionale possibili da questo punto di vista. Cosa aggiungiamo? Io credo noi che su questo tra Nogara e Carso c'è coincidenza di vedute di interessi. Io do un quadro possibile, non ti do una soluzione. Il quadro possibile è che oggi è possibile ancora adesso un intervento privato per fare in modo che non saranno 10, 3-5.000, si è messo per comodità, venderà insomma. E oggi c'è una disponibilità concreta, chiaramente in cambio della gestione, di questo punto di vista della serie di servizi, di un intervento di ristrutturazione edilizia che sia parallelo a quello già ottenuto con la regione per una ristrutturazione generale sismica di altre cose. Questo è l'unico momento possibile che siamo in grado di intervenire, perché l'assessore regionale, non solo quando ci siamo visti, letto a Venezia, ma anche un incontro, devo dire, anche abbastanza approfondito e lungo che abbiamo avuto a Nogara, qualche giorno fa, ribadiva che la regione non è, non solo per noi, non è, complessivamente. Esistono la possibilità, invece politica, di avere degli accrediti da questo punto di vista. Quindi dovremo valutare queste questioni. Io credo che sia questo oggi il quadro possibile. Su cui tenete conto che c'è il problema della conversione, c'è il problema del ruolo di Isola, di come andrà a finire, devo anche dire con molta soddisfazione che fino ad oggi l'U21 ha tenuto molto bene il quadro politico, cioè nel senso che tutti i sindaci, nessuno escluso, di là delle appartenenze politiche, ha tenuto fermo la barra sul progetto, sul piano dell'U21. Questo è quello che ci ha dato un po' di forza. Al di là di quello che apparso sui giornali, al di là di colpi di coda, al di là di altre questioni. Quindi da questo punto di vista, politicamente, da Castagnaro, a Nogara e quant'altro, il quadro politico dell'amministrazione ha tenuto. Ha tenuto. Vedremo se c'è il problema di chi ci resterà a fare il direttore, se ci approcchiamo ancora il TV2, non lo so, su questo ci sono molte voci, ci sono ipotesi, nessuna certezza. Visto che siamo sull'argomento e visto che era una delle domande ricorrenti che uscivano nei consigli comunali di Fiume del 2010, vista due anni dopo, e dato che si metteva già in discussione due anni fa la famosa delibera del 2008, quindi con tutto il progetto, dove anche questo ne faceva parte, ma era appunto una parte del tutto, può considerarsi ancora attuale? Sono in parte, secondo me. Perché punto di prima è superata, la delibera del piano di sinistra è stata superata dal documento dell'URSS che è stato approvato con l'osservazione del piano sociosanitario nazionale, è stato approvato per questo unanimità all'interno del Consiglio, che cambia gli obiettivi parziali della cosa là, cioè nel senso che secondo me tiene sostanzialmente conto, nel senso di dare a una serie di ospedali, come il nostro, Bologna in parte, e Zevio, un ruolo di supporto all'ospedale per tutti di Isola della Scala con una serie di Legnago, con una serie di funzionalità differenziate, nel senso che noi abbiamo il nostro compito di psichiatria, di assistenza e cose di questo genere, mentre poi Zevio ha il compito di rieducazione funzionale, Bologna un ruolo un po' più indistinto, ma sostanzialmente di supporto semi-ospedaliero con pronto soccorso. Ecco, questo è il quadro che è stato approvato da tutti. Cioè è un superamento, però non esiste.
quasi auspicato la chiusura del punto di primo intervento a distanza comunque di 2 anni, e si diceva che c'era una zona come la nostra, che riguarda anche il Gardo Veronese e Sorcampo, comunque con tanti insediamenti produttivi, che la facilità di incidenti sul lavoro era alta, che perciò sarebbe stato qualcosa di non auspicabile, ma di assolutamente necessario la presenza su un lugar di un tipo di intervento di quella natura. Di 2 anni, insomma, non vedo più tutta quella forza nel richiedere se voi le stesse questioni. Siccome avete presentato una mozione molto articolata, certi versi anche interessante, se voi ne discutiamo quella sera, che parliamo abbastanza spesso su questa cosa qua, ne discutiamo anche stasera, se non è mica un problema. Anche a distanza di 2 anni non è più tornato in consiglio comunale la questione, e quindi tutto questo interesse e tutta questo strapparsi le vesti di quel tempo, insomma, adesso che avreste la possibilità di poter incidere sugli stessi temi, non vengono neanche più riportati alla funzione. Vorrei mettere il problema era tuo, non nostro, sull'ospedale, visto che ma in 2 anni non ho visto da parte della tua maggioranza venuto su questo, cioè, su quelle su questo non vorrei, ma però non fa far carico a noi che aver fatto un ruolo del genere. Siccome comunque la motivazione, tutto quello che era stato detto pochi minuti dopo le vostre firme, parlava addirittura di una lista di salute pubblica che si sarebbe appunto incentrata sulla questione, esatto, a distanza di 2 anni, quella famosa lista di salute pubblica che avrebbe puntato e portato avanti determinate tematiche che erano quelle, non le ho più viste, quindi non può pensarmi, io ci ho lavorato un po'. Però gli atti, diciamo, questi ho già lavorato un po', non li abbiamo visti. Io ti assicuro che ci ho lavorato un po'. Sì, no? Però in 2 anni. Tanto è vero che mi sono beccato delle reprimende da parte della sinistra. Il famoso coinvolgimento comunque delle minoranze, tutto quello che si andava discutendo comunque in quei periodi, dopo non abbiamo più visto neanche un passaggio in consiglio comunale. Discutiamo in termini sereni. Tutte le volte che vi è stato offerto di partecipare anche a percorsi con la Fondazione Meno avete rifiutato. Se limitiamo, avevamo dato le motivazioni anche della stessa presenza all'interno di persone che comunque. Se dopo si fa sempre fatica a chiedere a dirle no. Guarda che quando noi abbiamo dato la disponibilità per intervenire su qualcosa, e penso che il consigliere Pregnago possa confermarlo nei fatti, non sono mai state disponibilità tanto per dare la bocca, sono state possibilità. Al di là di tutto, prendo la sua responsabilità, io adesso in questo momento, se c'è da fare un discorso in questo Consiglio, o comunque tra forze politiche presenti in questo Consiglio, anche su questi temi, io non ho nessun problema a fare un discorso serio e politicamente corretto. Ci siamo? Non è stato così. No. Succede? Siccome i mercati sono sempre gli stessi, infatti poi la risposta poi è questa, non c'è niente da fare. Fai davvero una coerenza? Basta! Ma in 2 anni non è più tornato in consiglio comunale e parliamo di regolamenti dei circhi, con tutto rispetto per i circhi. Stiamo discutendo adesso di un fatto importante come l'aggregazione con caso di lui. E anche nella casa di riposo, dove però, fatalità, nella proposta che è stata messa questa sera, forse per completezza del tutto, se no magari si perdono dei passaggi, potremmo ricordarci o aver ricordato anche nero su bianco come era nato durante la vostra amministrazione la questione dei rapporti con la casa di riposo. Se voi ne discutiamo anche su questo, non ho nessun problema. Sai benissimo come è andata e anche il cambio di atteggiamento della Lega su questo. No, sarebbe da parlare del cambio di atteggiamento vostro. Va bene. Dal primo consiglio comunale in avanti e le famose marce indietro che a parte si sono viste in tantissimi argomenti. Comunque quasi sono abitudini. Con molta tranquillità, e guarda la città. O si fa marcia indietro o si sospendono i consigli poi quando gli argomenti diventano più meglio. Prego. Faccio io. Allora, consigliere Falco è stato puntuale nell'intercorrere le vicende che hanno interessato negli anni la destinazione dell'ex ospedale Stellini quale struttura